Foskfest 2016 con gli Unredeemed. Sono stati sulle pagine, stavo dicendo, sulla webzine aerafosk.com l'anno scorso in occasione del loro primo album intitolato Amygdala. Riprendiamo da lì. Cosa è successo da un anno a sta parte, visto che non ci siamo più avuto occasione di incontrarci? Terremoto e tragedia proprio. No, ma ti scherzo, abbiamo lavorato un pochino a qualche materiale nuovo, qualche pezzo nuovo, ma ancora fase embrionale. Poi abbiamo risolto qualche problema fra varie band e ora siamo pronti per iniziare una nuova vita, una nuova linfa, e pronti per un nuovo disco che stiamo lavorando. Siamo ora. Tempistiche a naso? Tempistiche non meno di 7-8 mesi. Chiediamo per fine anno al limite, sì, giusto? Anno nuovo, spera. Anno nuovo, diciamo, entro maggio dell'anno nuovo. Primi band, formazione ancora quello, ci sono stati cambiamenti? Insomma, un pochino ci sarà un comunicato dove spiegheremo tutta la situazione di questo anno. Diciamo, è stato un po' un anno un po' traumatico, però. Insomma, sì, ci saranno dei cambi, verranno poi, penso a breve, nel giro di qualche giorno verrà fuori un comunicato dove spiegherà tutto. Ora aspetto poi il comunicato ufficiale a dare tutte le notizie. Aveva parlato nell'intervista del discorso musicalmente, ecco, brani nuovi sui quali state lavorando sono ancora sulla linea dell'album precedente o ci sono dei cambiamenti, qualcosa si è mosso? Ma prima di tutto volevo dire che appunto il regolamento di conti con le altre band è andato abbastanza bene, anche se diciamo noi abbiamo un bollettino di guerra, appunto ora ci stiamo riassettando, quindi morti e feriti, però. E sì, la falsa riga potremmo dire che è un po' questa, anzi quella di Amygdala. Stiamo cercando di magari di rappesantirci un po', può essere sbagliato perché hai visto, è il classico termine che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Quindi probabilmente è meglio che mi fermi qui e magari diciamo che comunque sia sarà 100% Redeemed e proviamo comunque a tirar fuori un prodotto almeno all'altezza di Amygdala, che secondo me insomma non era male, ecco, no. Poi ognuno de gustibus, non però perfetto, senti che latinista, amico, grande. Nell'intervista abbiamo parlato del discorso trash, voi fondamentalmente fate trash metal. Ma io non l'ho ancora capito, non ho ancora capito che cosa facciamo, però che sai, no, ora a parte gli scherzi, almeno ti rubo 10 secondi, ci sono un po' tante sfumature, sì. Almeno la cosa che mi fa piacere paradossalmente è che tante tipologie di fan hanno, anzi fans, hanno comunque espresso un giudizio positivo e magari ti arriva dal thrasher, ti arriva anche dal blackster, perché no, cioè tipo Unredeemed I Am ha delle venature black, quindi ora chiaramente ripeto, parlo di venature, non parlo di influenze proprio, però secondo me è stato amalgamato tutto bene, quindi dai, possiamo dire che mi avete anticipato perché cioè, linee diciamo sul trash abbastanza canonico, però avete sempre inserito è un caldero, ma è solito, è come i politici, no, quando uno non sa cosa dire dice un sacco di stronzate, e allora dici melodic e va bene tuo atmosfero, il problema è che se dici melodic mi sento male io. Vabbè, basta, non mi chiedi. Nella chiusura della famosa intervista, ho fatto una chiusa perché c'era stato l'episodio, poco dopo la vostra intervista c'era un noto locale del nord Italia che aveva organizzato questa serata dedicata al trash, io mi ero chiesto come mai non c'eravate voi, visto che oltretutto erano presenti band che col trash sinceramente avevano pochino a che fare, a parte l'episodio, non ci avete suonato, va bene, ma portando avanti il vostro discorso musicale in Italia e magari anche all'estero, cioè come viene vista la cosa, visto che facevamo prima, adesso voi fate musica senza, perdonatemi la cattiveria, ma il tastierone, la cantante lirica, pianola, perdona. Un saluto a tutti gli amici pianolisti là fuori. O la cornemusa, insomma l'estrazione è abbastanza canonica, poi esatto, old school, perfetto. Al di là di quel particolare episodio, in giro come funziona? Cioè è ancora un genere, è un po' dimenticato, non viene visto? Il discorso è lungo, cioè diciamo che non è solo genere trash. Ora come ora io penso in 20 anni e suono è il peggio periodo che ci sia per la musica. In questo momento noi siamo usciti in questo periodo lì perché non è uguale a prima, ma meritocrazia è molto meno di prima e tutto il resto viene giù da lì, nel senso tutta una spesa e i rientri sono sempre minori, quindi è sempre più un sacrificio. La cosa che porta avanti cose come questa qui di oggi, alla fine con la maggior parte delle cose non è né guadagni né introiti, è la passione,
però poi la pazienza è sempre più dura, poi è sempre più difficile, poi dopo un po' non è uno scemo. Più che altro perché è come una donna, no? Cioè te la corteggi quanto vuoi, però poi alla fine... Cioè ci sono dei minori? No, perché... Cioè se poi alla fine non ti fa chiavare, vai a troia e spendi meno e chiavi. Cioè nel senso, scusate la franchezza, però la passione guida tutto, perché la passione deve essere sempre la base di tutto. Però dopo un po', io ora devo star zitto perché sono dell'Inter e della Ferrari, quindi io... Cioè, sei dell'Inter? Sì, purtroppo sì. Però per dire, cioè, uno la passione ti muove e ti fa veramente sorvolare gli ostacoli, neanche sorpassare, proprio li sorvoli. Però poi a un certo punto, quando vedi che non ti torna più indietro, diciamo che la passione inizia a scemare. Ecco, magari non molli, però inizia un pochino. Ma fare il cazzo. No, peccato è che poi vedi che tutto è tutto un po' a casaccio, tutto, a tutte le parti è a casaccio. Una settimana all'altra esce una band, oggi nuova band fatta da fraccazze, sono al Wacken, e te, cioè per amor di Dio, noi probabilmente non ce lo meriteremo neanche, però uno dice cazzo, è 20 anni che sono, magari ecco faccio una bella cosa l'anno perché probabilmente la merito se mi chiamano. E questo è uscito ieri e va al Wacken, però ragazzi, ripeto, sennò magari può sembrare un discorso di invidia, è solo una considerazione. È un po' strano in questo periodo, però è così. Cioè tanto tutti, magari perché io sono vecchio, sono della vecchia scuola e non sono abituato a questo troppo social network, troppe notizie, tante volte una band va più forte grazie a social network che ha cosa proponi dal vivo. Dico, io sono un po' restio a queste cose, sinceramente si sta meglio quando si sta peggio. Da un certo punto di vista sì. Occhio a cosa dici perché no, scherzo. La conclusione, io mi ero preparato le domande sul fatto, sul vostro post concerto al Fosfest di quest'anno. Invece, allora, è il primo gruppo che intervistiamo oggi. Scusa, però... se ti interrompo, stanno facendo la comunicazione ufficiale, quindi. Sì, ma sappiamo già. Probabilmente è successo, lo saprete quando vedete questa intervista, che molti gruppi sono stati tolti alla scaletta per motivi ancora in fase di definizione. Io volevo chiedervi come vi era sembrato suonare al Fosfest, però. No, è stato veramente poi un audio sul palco veramente. Sì, sinceramente guarda, a livelli dello Sweden Rock. Ma lui ti fa gestaccio. No, a parte di scherzi, boh, che devo dire, devo essere sincero, no? Fate voti. Io una situazione del genere non l'ho mai vista nemmeno in 20 anni, nemmeno al pub il primo che suonava lì. Amici del Fosh, altre foto. Noi lo diciamo Fosh a Fosh. No, io apprezzo tutto il movimento che hanno creato qui di qua, però che una persona sia venuta a avvisarci che non si suonava, non è venuto nessuno. Se non andavano a chiedere scusa, ma gli strumenti li scaricano, no, il palco è chiuso, potete anche andare a casa. Questa è stata la risposta. Poi sentito di voci della live, la live stavolta non c'entra nulla, se no si parla sempre male della live, il God's Metal fa schifo, la live fa cagare, stavolta c'è un Milano. Volevo avere degli sviluppi sulla situazione internazionale. Ma faccia voi? No, a parte gli scherzi, io cioè, mi associo a... Poi parte il comunicato su Facebook, cioè, io dalla mattina all'11 sono qui. No, vabbè, io diciamo una cosa, che anche Glenn non... Cioè, ora tornando un attimo seri, nessuno ce l'ha con nessuno, però diciamo che determinate cose potrebbero essere gestite meglio. Però purtroppo siamo tutti sotto pressione qui, cioè io mi metto anche nei panni magari di un organizzatore che comunque vede sfumare delle cose, anche perché insomma non credo sia bello anche per lui vedere che un palco va via, però diciamo che come band ci siamo rimasti male per un certo tipo di comportamento che però comunque è sorvolabilissimo, nel senso purtroppo succedono queste cose, ripeto, bastava una forma diversa. A me personalmente dispiace tanto perché io, essendo thrasher ed in più amante degli At The Gates a livelli proprio... In una serata dove eravate veramente giusti dentro dal punto di vista della sonorità, perché Anthrax, Sacred Reich, Destruction... Per chi non lo sapesse, eravamo proprio prima degli At The Gates, così se qualcuno gli rode il culo magari è contento perché non si è suonato, però a quel punto lì magari capiva dove eravamo e quindi magari se lo può grattare meglio. Però sì, eravamo prima degli At The Gates, insomma non è male, ovviamente un altro palco, però purtroppo non si può vedere, ma il palco è adiacente, quindi diciamo che sarebbe stata una bella vetrina. Certo, in più vorrei cogliere l'occasione per ringraziare anche i ragazzi nell'occasione, Matteo e Federico, che ci hanno dato una mano, anche se poi, come ha detto Glenn, questo discorso lo lancio e lo lascio morire qui, però un grazie magari è doveroso perché insomma ci hanno... Non sarebbe stato possibile essere qui senza di loro, quindi è andata così, però... Qualcosa da aggiungere?
ha detto lui? No. Non l'ho capito Davide, che ha detto? Ma ormai ha detto così, allora poi facciamo vedere la foto col cellulare. No, vabbè, niente da aggiungere, è che dispiace. Dispiace un pochino per i modi, poi si capisce le convenienze di tutti, però è andata così, è inutile poi alla fine lamentarsi, te la prendi e te la porti a casa. Certo, da una parte è meglio per la The Gates e l'Antrax, eh. Che parte, già era mafia che li facevano suonare dopo, già. Però poi ho sentito il Tompa che ha detto meno male che Giova non suona, perché se no io... Gli è andata bene, dici. Gli è andata di lusso. Che dillo, se no poi dicono che... No, magari. Fosse 2016 con gli Redeemed.